Buongiorno a tutte, questo è il mio primo video sulle creazioni. Iniziamo dagli orecchini. Questo è il primo paio. Eccolo qui. Sono realizzati in questo modo. Hanno una base con sette gancetti sotto, a cui sono attaccate queste gocce mezzo cristallo che sono di color celeste. In questo caso hanno anche dei riflessi sul viola, come qui si può notare. Non si nota tanto perché oggi a Roma c'è un tempo pessimo. E sono fatti in questo modo. Nella parte inferiore hanno anche una coppetta a forma di fiore che serve per abbellire il tutto. Sono realizzati effettuando delle 4 file più lunghe e 3 più corte. Nello stesso modo ho realizzato quest'altro genere di una colorazione diversa. Ok. E in questo caso queste gocce hanno una colorazione arancione che però al sole dà anche sul giallo e sono fatti in questo modo. Ok, poi ho realizzato quest'altro tipo, eccolo qui. In questo caso il colore delle gocce è un blu notte e in questo caso ho però variato perché ho utilizzato delle coppette sia sopra che sotto e sono realizzati in questo modo. Poi ho realizzato quest'altro paio. Eccoli qua, faccio uno zoom per vederli meglio. In questo caso ho utilizzato delle roselline color celeste, una base argentata, degli Swarovski, in questo caso celesti, e delle gocce mezzo cristallo. E sono fatti così. Questo è l'effetto finale. Poi ho realizzato questi due. Altri due, altro paio, due, questi di orecchini, eccoli qua, li metto più vicini, ok, che sono realizzati con Swarovski AB, in questo caso rose, che hanno sempre dei riflessi sull'ambra, delle perle Swarovski color crema, e anche qua ho utilizzato zoom delle roselline, che sono glitterate, sempre sul color crema, e questo è l'effetto finale. Poi ho realizzato, ora ve li faccio vedere, aspettate che sposto la videocamera, ho realizzato questi due bracciali con i cuori di Murano. Allora, questo è il primo, che è realizzato con cuori di Murano che sono lavorati in questo modo con le coppettine finali, eccolo qua, e sono ce sul celeste il bianco, quattro cuori grandi e uno piccolino finale. E poi ho realizzato quest'altro tipo, sempre sullo stesso genere, però con i cuori che variano, diciamo, sono bianchi e hanno questa colorazione anche sul rosa. E ecco qua, questo è il secondo paio. E niente, spero che il video vi piaccia e alla prossima!